E adesso invece parliamo di agricoltura, terreni e del ruolo della bonifica in Emilia-Romagna sulla pianura padana, una bonifica che ha avuto un ruolo fondamentale per il nostro territorio, proprio per lo sviluppo del nostro territorio. Allora andiamo a vedere questo servizio che ce lo racconta. Perché gli impianti e le idrovore hanno una funzione determinante per questo territorio? Come lo potremmo spiegare? Lo si può spiegare perché in gran parte il territorio di Ferrara è sotto il livello del mare. Non solo, ma i bacini a cui vengono recapitate le acque, come dicevamo, sono di tipo meteorico o anche le colatizie urbane, verrebbero praticamente a allagarsi nel tempo. E questi impianti hanno proprio la funzione di togliere, quindi sollevare anche di 5 metri, come in questo caso, l'acqua che deve essere recapitata a mare. In questo caso noi la recapitiamo nel Po di Volano, che la scaricherà naturalmente a gravità a mare. E questo complesso, oltre ad aver visto il potenziamento, quindi il raddoppio delle macchine che da 3 esistenti sono passate a 6, è stato necessario poter disporre anche di un organo di modulazione a monte dei due impianti per poter appunto modulare l'acqua proveniente dalla bonifica rispetto a quella del polo ospedaliero, quindi cercando di portare via nel minor tempo possibile l'acqua accumulata dall'urbanizzazione dell'ospedale. Naturalmente tutto questo significa che serve sempre un equilibrio che è fondamentale. Sì, l'equilibrio deve essere mantenuto perché le precipitazioni vengono quando dicono loro e soprattutto il consorzio svolge una duplice funzione, oltre a quella di scolo, quindi di sollevare le acque, anche una funzione irrigua. Il problema è che i canali sono sempre gli stessi, quindi c'è un utilizzo promiscuo delle idrovore che devono sollevare l'acqua nei momenti in cui ci sono le precipitazioni, ma anche poter gestire una distribuzione di acqua irrigua nei periodi estivi che vanno circa da aprile a settembre. Questo problema però è di difficile gestione, perché allo stesso tempo bisogna avere i livelli alti per poter irrigare e i livelli bassi per poter ricevere le acque quando c'è bisogno di pompare e accendere gli impianti.